Ok, 56esimo episodio. Mi auguro sia l'ultimo. Ok, come avevo anticipato la volta scorsa, mi sono, diciamo, promunito per riarrivare davanti l'entrata di Alabastra Looks like this is it. senza però entrarvi. Allora, un momentino, scusatemi, sono sempre poi indaffarato a fare altre cose. Ok, andiamo avanti. Preso le pozioncine la volta scorsa. Entriamo. Questa porta. Oh, e come si apre? Chi devo parlare? Looks like this is it. Dai, su, andiamo. Dai, all'attacco! Un forziere, poi davanti, io vado a pigliare il forziere! Ho pila di pietre, stiamo là. Ok, all'attacco, mi unisco anch'io alla festa! Uè! Ok, ricominciamo. Ok, hello, salve! Scusateci, siamo venuti senza invito, lo capisco, però voi dovete perdonare il nostro... Ardire, mi sono perso il mio personaggio, giuro, per un momento ho detto, ma che cacchio è il mio personaggio? Tutti questi con le lame fa è un disastro. Ora, io sto prendendo il quadrato. Ah, eccolo là. E basta! Cioè io spingo da una parte e questo va dall'altra parte. Ah, ok. Ah, abbiamo tanto ammazzato un paio di tuata, Ah, vediamo un po'. Ci sono dei nemici? Sì. Là c'è un forziere, dimmi che se... baule. Io sono troppo tentato di andare a vedere che cosa c'è in quel baule, tutta onestà. Quindi ora mi dovete scusare, ma vi accanno momentaneamente qua e vado a vedere che cosa contiene sto baule. E ovviamente la sala, che cos'è? Porta nascosta. Comandante Tuata. Vabbè, sapete che vi dico, me li attacco da solo. Vabbè, ti pare che devi missare l'attacco. Oh, dai con sti critici su. Critici. Eccola. Questo attacco da parte tua non l'ho capito minimamente. Allora, rubacchiamo un po' di nessun reagente, raccolta. E ho l'alchimia al massimo. Niente interessante. Porta nascosta, e invece potrebbe rivelare cose interessanti. Vediamo un po'. In effetti ci sono due bauli. Penso siano due bauli. Esatto, un baule difficile, senza niente di interessante dentro, e poi baule molto difficile. Maio di... Ah, che figo! È quello che usavano gli Jotun di ghiaccio, che bello! Solo per avercelo. Ah, che figo!
Lui non li usa i martelli, però l'ho sempre trovato molto, molto bella come arma. Allora, adesso possiamo raggiungere i nostri amichetti. Che ha detto, oh, ma il nostro eroe di Menci, Senshir, Oh, ma che? Scusate, ma voi non dovreste essere a cogliere i miei amici? Perché siete qua? Cioè, per carità, ho abbastanza frecce per tutti, eh. Però, ancora. Ah, ok, state combattendo. State combattendo contro di me. Aia. Proprio, non vi si sono inculati, raga. Cioè, questi hanno combattuto contro di me. E voi te la serie attaccate da dietro e loro la serie... Che ci frega? Oh, un attimo, scusate, altri bauli, altre cose interessanti. Sacerdote Tuata. Ok. E te pare? Ah, contraccolpo di entrambi. È stato figo. Ah. Pugnali. Peccato non trovare dei pugnali viola. Le toglierei queste là. Cioè, nel senso, sono buone. Però vabbè, non sono tipo eccezionali. I pugnali mi ci trovo molto meglio. Andiamo, regà. Sì, l'hai detto tipo 10 volte almeno. Basta. Attacchiamo. Fanatico Tuata. Partecipa anche tu. Regà, voi non potete capire. Cioè, questi qua stanno attaccando solo me. Ci ha provato 2 volte a caricarmi questo qua, 2 volte è finito sulla trappola. Dai, su. Anzi, ancora full vita sta, ragazzi. Io, non so. Una cambiatina di armi la farei se fossi in voi, perché veramente così non si può. Allora, tutto il giro della colonna di minerale. Un attimo, ho capito che... Niente. Quanti urca. Oh, 5 frecce per abbatterne uno, eh. Sbagliato. Abbattiamo il sacerdote Tuata che dice che li può curare, a quanto pare. Non mi va che si metta anche a curarli. Insomma, manco a chi sto attaccando. Calma. Come sminchia la visuale di sto gioco, nessuno lo fa, eh. Forza? Oh! Allora. Baule 1. Vabbè. Baule 2. Ok. Andiamo, andiamo, sì. Ancora. Urca. Lui devi attaccare. Ma perché bersagli così a caso? Vabbè, combattiamo io e te. Sarai tu il mio avversario. La telecamera ha deciso di abbandonarmi. Ok. Io ho abbattuto il mio avversario, raga.
Mi fa tagliare questo. Fanatico Tuata. Ok. Comandante Tuata. Questo mi sta dando le spalle perché sta fronteggiando un mio alleato. Ok. Appena ricaricano le frecce vi aiuto. Arciere, hai rotto la wallara, sappilo. Ah, mamma mia. Allora, non che tanto sti cadaveri, infatti c'hanno solo monetine e robe di questo genere, però ho parlato, spada di Dismerio, inutile, però non sono solo monetine. Andiamo all'attacco. Altri, madonna, altri. Sono tutti volati. Soldato Tuata. Allora. Ultima freccia. Agart, state zitto, te se può sentire più. Allora, eccoci. Cur della vendetta. Allora, non è Godflow, però diciamo che... Scusate, no, opzioni. Difficoltà, sì. Difficoltà, sì. Vedere se riesco a fargli qualcosa a Cur della vendetta in modalità difficile. Facendo più così che in modalità normale. No, quasi. Bello. Ho messo in modalità difficile in questo momento. Però gli faccio un sacco danno. Pensavo. È vero che così mi sono fottuto la modalità giudizio per Godflow. Ancora. Wow, speriamo che sia una cosa per il ladro. Bottino baule. Inchia! Scusate un attimo, eh. Non mi ha dato cose benefiche. Corazza della vendetta, sono troppo curioso. Armatura della vendetta. No, è una cosa da guerriero. Peccato, un po' ci speravo. That was amazing. You're twice the hero I. Our forces can't keep going from here. We're stretched. Sidon and I will hold the gate for you as long. Head in. Face Godflow. Oh. End this. Good plan. I promise not to die if you do that, and I predict our future. Trust me. Allora, niente, noi giudizio non ce l'abbiamo, però abbiamo un sacco di pozioncine simpatiche. Quindi io salverei per un discorso di, oh, se ci muoio ricomincio da qua. E poi me lo farei quando toccherà al momento di farmelo in modalità giudizio. Cioè in modalità super potion. Io questa, tutta onestà, non me la rischio. Può rimanere là. Allora, salva partita. Ok. Appena salvato, entriamo. Quindi c'è solo Godflow qua dentro? Speriamo. Non che i miei compagni siano serviti tantissimo.
allo scopo di uccidere gli altri, però. Nuova località. Bail. Ah, ok. Scossa di terremoto? Ah, eccola! Salve! Lei? My deepest apologies for not being able to join the battle. Vabbè. Ventrinia was something of a hassle. He attacked me. It was only a matter of time, but the closer we got to Bail, the more obsessed he became with Tiernok. And with that's why he had to be stopped. And why we need to talk about our mission. I wasn't sure I could trust you. You're not this. We're running out of time! Lead on. Vi spiegherò strada facendo. Intanto prendo la pietra del sapere. The winter court was still as fallen snow as the jester danced and capered. Juggling knives and torches, he sang to his lords and ladies, but none smiled. Not an eyebrow fighting raised at your side, as the snivelling just like jester the old days, imitated the before king. You died. Not even when he took the crown from his head. Because this was the day that Gadflow murdered the winter court. This was the day the Tuatha were born, and our people became a sacrifice for Tiernok. You and I carry on a duty that has been fulfilled for centuries. We keep the world the ancient beast. Since the Alabaster was War was young, ma sì, noi fondiamo le voci. The world must never realize the terrible power. No piercing bird song nor heated word could find its way between the branches. Quiet no. Thought prevailed until Gadflow shattered our proprio. Land. The Tuatha's crimson axes chopped the forest for arrow shafts, and Tiernok's Prismir spires rose up to consume what remained. Now our forest is shattered and screams of warfare fill its boughs. Schiva? Comunque potrei addirittura riuscire ad arrivare a Gadflow con il giudizio pieno. Sarebbe una cosa positiva. When Gadflow's army arose, we recognized Tiernok's tainted influence. Only a force like her could warp eternal creatures like the Fae. So you came to infiltrate Alabastra, find Tiernok, and seal her away forever. And you used Ventrinio to get in, under the guise of being his assistant. Play for me, mortal. Madonna, quanti siete, raga? Ah, che cazzo! Oh, ma tutti a me! Io mi paro. Frecce. Oh, siamo quasi arrivati al massimo del giudizio. She would use her pawns to fully escape her prison, and the world would be her new plaything. You had to try, even though the Fate Weaver said you were doomed. As always, the Fate Weavers were right. The greatest heroes of winter have always fallen from the Bale's pale boughs, from Pietra the Keen to Hulgan the Hungry. When the Tuatha claimed dominance over us, heroes arose to defend winter. Gadflow laughed at their challenge and called up Tiernok's wrath. In a second, our most loyal heroes were impaled by Prismir spires. Our heroes were gone, never to be reborn, and our people succumbed to Gadflow's madness. Basta. Tutti questi discorsi inutili, cazzarola. Ok. Ah, ho raggiunto il capo del giudizio. Buono. Ok. When I found you in Dalantar, when I saw you had come back to life, I wasn't sure how much you remembered. I couldn't be certain you would keep our secrets. I considered killing you then and there. Nothing personal. Allora, principale. Cosa ho preso?
Secondaria? No. Cosa stracacchio ho preso? Questo? È un cappuccio. Sapete che? Non mi dispiacerebbe. Cosa mi dà questo qua? Io ho una furtività di colpo critico. Però... questo poi dà proprio sì. Danno colpo critico. Le mani. Le mani mi danno una schifezza sostanzialmente. E invece il gambaio della giustizia che danno 500 danno colpo critico. Quindi però capito, insieme fanno il 30%. Il coso, questo che dà 2% resistenza alla mana, vita, 8% danno. No. You would have done the same to me. But then I saw what you had become. I saw the new powers you wielded, and I saw how useful you could be. Possiamo andare senza che parli? Ok che ci sta rivelando cose sul nostro passato, però insomma. Oh cazzo. Eccola. Ecco, bravo, rimani là. Rimane là? Spero di sì. When I saw you could change fate, I knew you were our only choice. So I helped you continue your... Vabbè. Ok. And so instead of an arcane age, Gadflow would have an endless winter. Not the winter of the Fae, but of Tiernach's making. Gadflow has seen the visions of annihilation, of a blissful void across the world. It is not the will of Own, but against nature. The ageless decay of our people has become a weapon against yours. You, the Deathbringer, and Siegebreaker, the usurper of fate, and twice born, must become the Godslayer. Bello. In happier times, the Winter Court would come here to bathe in the colors of the midnight gardens. Night violets and pale moonflowers blossomed on a field of bluest grass studded with frost. When stars aligned, the Aurora Borealis danced for the Queen herself. But now the Tuatha have crushed the gardens and planted only corpses. The fruit of their tortured garden is only blood red. Basta. Quanto vi lamentate? No, beh, prima combatti... Madonna, quanti sono? Ok, uno è morto sul colpo, due sono morti, tre sono morti sul colpo. Quattro... 5, mi parlo Legola, 6, 7. Otto, 9, 10. Wow. Last time you came here, you were destined to die. This time, your destiny is up to you. Finito. At long last, Gadflow has crushed the Winter Fae. And his Tuatha rules us utterly. No longer are we reborn into this world, unless his god Tiernach wills it so. This monster has crushed us, and our kind shall pass from this world. But our memories might yet last. When Gadflow is gone, and his god is left for another people to ravage, I may be freed from my tomb, and then I may share what dreams we made. It is the only immortality any of us may hope for now. Sti cazzi? Ok, grazie. Arriva un'altra situata. Sono 5-5, mi pare. Ah. Cambia bersaglio.
Commander Dustling. Comandante Duata. Si è andato a difendere il comandante, che figo. Abbiamo finito? No. Niente da aggiungere? Meno male. Now we have a chance to finally complete our mission. Let's put an end to Gadflow before his bargain frees Tianok on the world. Ti ringrazio, carissima. Diamoci. This must have been a lot for you to take in at once. But a lot has changed since you were here last. It isn't going to be as easy this time. Oh, she's a creature with incredible power. A dragon. But she is not thousands of years ago. The ancient Alpha sealed her in the as her prison weakened over time. She was able to and if aiutarla. She fully, it will mean the end of all mortal life. That's why people like you and I have dedicated our lives to keeping Tianok. We were supposed to keep Tianok hidden from the world, but when Gadflow found her, you were the one who volunteered to. It took every trick we had to get you here the first. I don't know if you plan to be resurrected, but knowing you, I wouldn't be surprised. Everyone who knows the truth of Tianok will be dead, and Tianok will be sealed away once again. Assuming that's the life you want to return to. But if you refuse, of course, I'd rather it didn't come to that. But you would have done the same. And I know you, but we can deal with that once Gad lead on. I'm right behind you. Mi piacerebbe lo scontro contro di lei, però. Devo essere onesto, se posso arrivarci ci arriverò. No, faccio come cazzo mi pare, combattiamo. Allora, prima di tutto dobbiamo battere il Gadflow e non ho capito se c'è già il drago. Sviluppa. You don't understand, do you? The power of Tianok. Yes. Allora, opzioni. Scusate, sì. Return to your grave. Tianok. Lend me your power! No, senza fare tutti questi attacchi strani, possibilmente. Attacchi normali, ce la fai? Then he must be hiding further underground, someplace closer to. You needn't try to impress me. Whatever bargain Gadflow made with Tianok, it's about. She's imprisoned. There's no time to spare. This way. Allora, se non sono maledetti li prendo. Sali di livello. Gambale. Ah. Oh, Morgan. Ora saliamo anche di livello, eh. Prima di tutto prendiamo qua. Guanti di Enke. Sollievo invernale. Allora, saliamo di livello. Prendiamo commercio. E poi 1, 2. E anche la trappola. Cos'è questo? Non ho mai capito. No, ma io la trappola di ghiaccio. Conferma. Inventario. Allora, armi. Niente di particolare. Anzi, metto a mettere le cianfrusaglie se c'ha da adesso. Così a. Così si levano anche dalle scatole. Armatura. Copricapo di magno. Emmo della furia, forza. Corazza di Gea, forza. Corazza della vendetta, forza. Tunica, Enke, magia, guanti di magno. Eccoli, buoni. Guanti del prisbenio, guanti della rappresaglia, forza. E gambale del serpente, c'ho anche l'armatura del serpente. Calzare della vendetta, scarpe di Leccan. Scarpe delle gambe della vendetta. Stivali della giustizia ce l'ho. Sandali del veggente.
scudo, scudo, sollievo invernale, non lo posso usare. Peccato un po', speravo. Accessori, collana. Allora, domanda. Copricapo di Magnon, dove generazione solo dal secondo? No. Danno da colpo critico. Probabilità di colpo critico. Danno da colpo critico. Con due pezzi, 15% danno da fulmine. Cioè, proprio non ne faccio un cazzo. Però vabbè. Tianok is held captive deep in the Amathin, but her prison is weakening by the moment. Andiamo. I feel you here again, full of life, full of fate. What have you brought for me? Benissimo. Ah, un drago. Che ti frega, combatti, carissima. Polvere di prismerio. Beh, se così mi dai anche un po' di giudizio, guarda. No. Perhaps it is not inaccurate to think of her as a god. Oh, interessante. I have been imprisoned here since before your kind emerged from the dark. But now my freedom draws near. Ah, questa è la mia versione. Bello. Boh. Roba di prismerio, così. Oh, bellissimo. Rubare, rubare tutto. Prima non c'erano oggetti di prismerio, vero? Dovrei tornare indietro? No, vabbè, sti cazzi. Però che figo rubarli così. Scudo di prismerio. Guarda qua. Quanti spazi mi sono rimasti? Pff, 6 spazi. Minchia, che bastardo. E ora è mago. Eh sì, il mago usa i chakram. Ok, grazie. Marte? Porca la miseria, cose così. Che figa. Cosa c'è qua, Marte? Non ho abbastanza spazio. Inventario. Consumabile, vediamo un po'. Bastone. L'arte sabbia, non me ne faccio un cazzo. Non li uso. No? Abilità furtività, me ne faccio un cazzo. Protezione dal fuoco, vabbè. Pozione della forza superiore, pozione superiore, pozione curativa minore, questi. Ricevuta spada lunga. Ho altri 4 slot da poter usare, tanto non c'è, cioè. Ci avrò sicuramente cose che voglio prendere, ma non le potrò prendere. Polvere di prismerio. When you first came to me, death was your only fate, but I'm very useful. And you were so addirittura 2. Play your role. Sì, in effetti patetico. Allora. No, non mi interessano. Oh. No, che me le faccio.
Bastardi, non posso vendere più nulla. Metti che becco cose leggendarie, cose strane, fighe. Ah. I gave you freedom, and now you have returned to grant me mine. Only you have the power to reseal Tiernok once Tiernok is pushed, but that leaves one question. Can I trust you to keep Tiernok's secret? There are things in this... You've seen what has just coming in contact with her power managed to free... Nothing like you has ever... If you're victorious, even if you fall back into fate's weave once her influence is gone from this world, freedom to the end, is it? If fate can't control you, if you do escape, I will be watching you. And no, go. Stop Tiernok, let's go. Andiamo. Affronta Tiernok. Ok. Capito, affronta Tiernok, non mi fa entrare. Come affronto da fuori? Ehi, una partita a carte. Ok, adesso. There's no turning back now. Oh, fighissimo sto posto. Come, Fate Weaver. Bring me your power. Ma vuoi? Sacrifice yourself and seal the fate of your world. Ma che vuoi? Zitta un po'. It's time to choose your fate. Ah, ok. Amethyn lies beyond. This is where the dragon will breach the veil. Come forward, mortals. Behold the birth of Tiernok. Attend your final hour. My fate does not lie beyond those doors. You alone may change what is to come. Go! Sono in modalità difficile. Pa-pam, pa-pam. Ah, stronzo, eccoli qua. Welcome back, mortal. Bentornato mortale. How does it feel, I wonder, to return to this place? Does the pain of your death still linger? Can you feel it echo through the air? Tagliamo corto. And now, no. In this place, you shall witness the birth of Tiernok, the destruction of the Alfar, and the dawn of the endless winter. Oh, yes, she comes. She comes. Tiernok, no, è una lei. Powerful. No, he comes. She comes. Quale fella Tiernok. Quella sera, Tierna! Quella sera. Quella fela. Stai male? Ecco. Urca. Più grossa di Balor questa stronza. Tiernok? Have I done well, lady? Are you pleased? Is it... Did I... You have served your purpose. But I have so much more to... Ciao. Pronti a mettere l'inventario, eh? Inventario. Allora. Danno, corazza, dominio del mercante, questa, che cazzo, vaffanculo. Come
Scusa? Io avrei le pozioni che in scadenza. Niente, l'ha presa per il culo, ho fatto la pozione. Little Reaver, you shall free me from my prison. Sì? Ok. Ecco, cazzo. Sparisci dalla mia vita. Oh. Come gli faccio male a sta bastarda? Troppo lontano. Che cazzo. Il mio clone d'ombra pure. Attaccalo. Ah, così. Minchia, no, ma non finiamo più così. Yes, struggle, fight and die just as you did before. The destruction of this world is the first step on my path. Allora, uccidiamo il mago con i cazzo di chakra. Mi sono parato? Sì. No, devo ancora un altro stronzo. Urca. Sta a metà vita. Sì. You are nothing but dust. Why won't you die? Niente. Cioè, devo affrontarne tre. Come cazzo faccio a affrontarne tre? No. Non so cosa cazzo ho fatto, giuro. How could we have known that this would be a new beginning? I wonder now if we should have foreseen this outcome, but who knew then what fate would bring? I would have liked to have delivered this message in person, to see you one final time. That, however, would have been complicated. The order to which I belong had other plans. Were you ever to leave the crystalline fortress? When it comes to you, though, it seems no fate is written in stone. It was only through my assurances that your silence could be counted upon, that either one of us still draws breath. I trust you will not make of me a liar. Were stories of what we have seen to begin to surface in the inns and taverns of Amalur,
I would be asked to seek you out. And as we both know, the next time you die, there will be no return. But let us not speak of this. Your life is your own. Go now, and see what fate may bring you, or what fate you may bring. Perhaps one day in happier times, you and I will meet again. Until that day, I remain. Yours, Aelin Shear. Bella, regà, abbiamo finito. Ora ci chiudiamo i titoli di testa, anche perché... Ah no, ho fatto cerchio, tutto a posto. Forse era perché avevo già avuto con la prima run. Vabbè, sti grazie. E adesso salviamo e basta. Ah, il fatto non esiste. Ho ricevuto lettera misteriosa. Quite a scare. But you're here and the war's all but over. So who are we to complain? Never had any doubt at all. Sidon and I were waiting for you when the... And all I could think was... Gadflo just met his match. Sure enough, wasn't much longer before Aelin Shear showed up carrying you over her shoulder. She left some kind of note for you. But I know better than to read a private message from the likes of her. Yes, you did. You had an army at your... But there's something you ought to know. A lot of the soldiers asked me for readings after the try as I might. I can't see a fate for any... Tiernach. You don't expect me to think that... Whatever happened down there, though, it changed everything. At least for now. So the gnarled madman didn't make it out of Alabastra? I can't say I'm... There are still plenty of Tuatha, but without Gadflo to give them the word of Tiernach, they've gone mad. You've all but ended the war, and you've... Sure. There are still Tuatha left here and there, but they've got no leader, and they don't pose... Whatever you did to him, Gadflo is truly dead and gone. Sidon says he won't be reborn. Well, ever since you... Whatever you did, it didn't just win the war. It's given us all a chance to make our own destinies. Last I saw him, Sidon was mourning at the House of... If you see him, give him my regards. The Winter Fae were a decent people. They didn't deserve what... The Fae in the House of Vengeance are... But not that they have a lot to be vengeful about. After all, doesn't look like there was much of the House of Pride left to save. And I've heard legends about it. But supposedly, it's a deep cave beneath Baal. Either first she works with us, then she betrays us. Not that I'd know how to find her, or... I've been a lot of things in my life. Until you came along, I never had a choice. Good morning, sir. Ora possiamo vendere? Allora, vendiamo la roba. Good to see the council has granted this. They have also allowed me to offer you act. To the reserve armor. I do hope your stay has been restored. Ora abbiamo le due pozioncine, vediamo che ci succede. Ora muoio, tipo.
tutti gli abilità ridotte. Ah, però è una cosa momentanea. Vabbè. Welcome to Raffi. City Watch, overlord. Andiamo a vedere cosa vuole. Marratir. Mi schiaro dappertutto. Vabbè, ve lo spiego io. Questa è l'introduzione del DLC. A questo qua. Però adesso noi la prossima volta, quando ricomincerò a portare video su Reconing, deciderò se portare qui, anche se sono molto più prudente a goderci questa avventura qua, la missaga di Kelly il Morto, che è un pirata, piccolo spoiler, perché è molto molto bella. Quindi con questo è tutto, grazie per avermi seguito fino a qua e noi ci vediamo per le prossime avventure del nostro amici, non troppo amichevole ladro di Amalur. Ciao belli.